per un lungo periodo non interessava gli artisti visivi, se non in quel momento specifico del 300, quando da Giotto in avanti si scopre che la montagna è il luogo della ascesi, cioè dove ascendere a piedi e ascendere con la psiche, ascendere verso Dio, sostanzialmente è un percorso parallelo. Però finito quel periodo formidabile dell'ascesi, la montagna non interessa quasi più. Torna fondamentale, necessaria e dirompente con la cultura romantica, perché con la cultura romantica si va verso un'altra cosa rispetto alla vita della quotidianità, e ha un suo cantore principale e primario in Caspar David Friedrich, il primo che fa queste montagne incredibili con il Wanderer, il passeggiatore che va lì in fondo all'orizzonte, vede le nuvole o vede la croce. E lì cambia il culto della montagna, perché il XIX secolo sarà un secolo che scopre nella montagna ciò che la vita della città e dell'industria non è più in grado di fornire. In realtà scopre Frankenstein, Mary Shelley, mette il suo eroe dell'uomo superiore nelle montagne e nelle nevi, scopre i paesaggi incredibili e poi scoprirà questo mondo della separazione dalla realtà urbana e industriale, di cui sarà cantore principale Segantini. Per Segantini la montagna è un po' come un viaggio in India, e non solo la montagna delle nevi invernali, ma anche la montagna delle luci estive. Cioè, per lui la montagna è veramente la risposta che l'umanità si può trovare ad una vita dura, una vita repressiva all'interno della città. E poi alla fine arrivano gli sport invernali, chiudono il tutto e diventano ludoteca. In realtà la montagna prima dello ski lift, la montagna prima del trenino che andava a Cortina, è un luogo che richiede un percorso iniziatico potentissimo per andarci, non per attraversarla, per andarci, per andare lì e lì andarci per scoprire una dimensione della psiche che era diversa da quella della città e della pianura, e un rapporto diverso con la natura e con la divinità. Questo meccanismo è il meccanismo chiave dell'epoca romantica, ma lo ritroverete nella letteratura. Cioè, se Mary Shelley mette il suo supereroe Frankenstein nelle montagne sopra Ginevra, ci sarà pure un motivo. Il primo che ha riscoperto la montagna come luogo drammatico dell'alternativa totale è quel genio di Stanley Kubrick in Shining. Cioè, che cos'è il luogo che sta lontano da tutti gli altri luoghi? È quello, con il suo terrore anche. Allora, da quella intuizione, non è che discenda poi il resto, ma da quella intuizione si segna una mutazione di comportamento dove la montagna torna per alcuni ad essere il luogo della proiezione. L'arte di guardare l'arte è un'iniziazione ironica per usare gli occhi non per vedere ma per guardare. Quando si guarda si usa oltre gli occhi anche il cervello, che non è una brutta macchina da usare. Se lo si usa con intelligenza se ne traggono vantaggi supremi.